Allora, in questo video vediamo di capire come individuare la forma delle molecole nei legami covalenti e cercando di capire come si dispongono i gruppi di elettroni attorno all'atomo quando è impegnato in più legami covalenti e quindi quale sarà la forma geometrica della molecola che ne viene fuori. Perché è una forma geometrica ben definita che obbedisce a delle regole estremamente semplici. La regola fondamentale è questa: gli elettroni sono nuvole di carica negativa, quindi cercheranno di allontanarsi il più possibile fra loro nello spazio. Quindi, a seconda del numero di gruppi di elettroni che ho attorno all'atomo, avrò delle forme geometriche ben precise. Partiamo dalla più semplice: mettiamo che ci siano soltanto due legami. Ovviamente, se ci sono due legami, ricordate che ogni legame è fatto da due elettroni e viene indicato con un trattino. Se ci sono soltanto due legami, io posso anche cercare di forzarli ad avvicinarsi, ma poi questi si disporranno sempre cercando di allontanarsi il più possibile. Quindi uno si mette da una parte e uno si mette dalla parte opposta. Quindi l'angolo formato da un atomo che è impegnato soltanto in due legami e non ha altri elettroni attorno, quindi i suoi elettroni di valenza sono soltanto due, quale potrebbe essere per esempio il berillio che sta al secondo gruppo, è un angolo di 180 gradi. La forma della molecola viene chiamata forma lineare proprio perché i tre atomi si allineano lungo una linea. Una molecola che risponde a questa forma geometrica è il dicloruro di berillio o cloruro di berillio, in quanto il berillio ha soltanto due elettroni, quindi può fare soltanto due legami, uno lo fa con il cloro da una parte o uno lo fa col cloro dall'altra. Quindi geometria molecolare lineare. Cosa succede invece se la molecola è impegnata, se l'atomo è impegnato in tre legami? Allora aggiungiamo un legame. Ovviamente in tre legami, anche in questo caso, si dispongono il più lontano possibile uno dall'altro. Geometricamente, l'angolo maggiore che possono formare è quello di 120 gradi, disponendosi quindi su un piano, quindi una molecola planare praticamente, piatta, e con angoli di legami perfettamente equivalenti, 120 gradi, 120 gradi e 120 gradi. Questa struttura si chiama trigonale planare, perché ha tre angoli e è disposta su un piano. Una tipica molecola trigonale planare è per esempio il fluoruro di boro. Io posso cercare di spostarli quanto voglio, ma poi alla fine questi si riallontanano l'uno dall'altro in modo da formare l'angolo maggiore possibile, cioè quello di 120 gradi. E il boro sta al terzo gruppo, ha soltanto tre elettroni, uno lo impegna in questo legame col fluoro, uno lo impegna con quest'altro e uno lo impegna con quest'altro. Non ci sono altri elettroni attorno, quindi si dispongono a 120 gradi l'uno dall'altro. Aggiungiamo un altro legame singolo. E abbiamo una delle strutture più famose in chimica organica, cioè il tetraedro, cioè una piramide. Immaginate di unire i vari atomi, questi grigi, diciamo, una piramide a base triangolare, con un angolo di legame perfetto di 109,5 gradi. Questo è geometricamente il modo in cui si possono allontanare il più possibile uno dall'altro. Quindi, quando un atomo, per esempio, potrebbe essere il carbonio, che è in grado di fare quattro legami, ha soltanto quattro elettroni sullo strato più esterno, quando un atomo è in grado di fare quattro legami, questi legami si dispongono in questa forma, che la piramide triangolare è chiamata tetraedrica, molto molto comune sia nei minerali ma anche in chimica organica, in quanto la chimica organica è a base di carbonio. L'angolo fra ognuno di essi è 109,5 gradi. E questo è il metano che è un tetraidruro di carbonio, ma essendo un composto di chimica organica ha il suo nome da chimica organica, cioè metano, in cui i quattro atomi di idrogeno si dispongono attorno all'atomo di carbonio con un angolo di 109,5 gradi. Geometria molecolare tetraedrica. Cosa succede invece se invece di essere legami singoli sono legami doppi o legami tripli? Ricordate che fra due atomi si possono fare o un legame singolo, o un legame doppio, o un legame triplo. Più di tre legami fra due stessi atomi non possono essere fatti proprio per esigenze steriche di spazio praticamente. Non c'è spazio
nelle tre direzioni del piano del solido cartesiano, insomma, per fare più di tre legami. Non ha importanza. L'importante è che ricordate che quando un legame è doppio, le due nuvole di elettroni comunque sono confinate insieme, quindi valgono per la geometria della molecola come se fossero un singolo legame. Prendiamo ad esempio, mettiamo due legami doppi. Ecco, questi comunque, i due legami doppi sono, questi due sono attaccati praticamente, possono stare soltanto assieme e quindi è come se attorno all'atomo ci fossero soltanto due gruppi di elettroni, in questo caso fatti da quattro elettroni perché sono due legami e quattro elettroni, ma valgono come due gruppi, quindi l'angolo è 180 gradi. Sicuramente la molecola più famosa che ha questo tipo di geometria con due doppi legami, comunque sempre geometria, ricordate, lineare, è l'anidride carbonica. Nell'anidride carbonica l'atomo di carbonio fa un doppio legame con ognuno dei due atomi di ossigeno, per cui i due doppi legami si dispongono a 180 gradi l'uno rispetto all'altro. Un altro esempio di molecola lineare potrebbe essere quella fatta da un triplo legame da una parte, se questo è il carbonio sempre, e un legame singolo dall'altra. Per cui in questo caso ricordate comunque sempre che questo triplo legame conta come se fosse soltanto uno, perché è fatto fra gli stessi atomi, quindi questi sono tutti assieme. Quindi avete un gruppo a sinistra, un gruppo a destra e l'angolo di legame è sempre 180 gradi. Sebbene diciamo fino alla struttura tetraedrica siano le più comuni, ci possono essere ancora più legami, soprattutto quando gli atomi aumentano di dimensioni, attorno allo stesso atomo, ci potremmo mettere 5. Ecco, quando ce ne mettiamo 5, la struttura che si forma è questa, che si chiama bipiramidale trigonale, cioè doppia piramide a base triangolare, con i vertici che stanno a 90 gradi rispetto al piano di congiunzione delle due piramidi, e invece la base comune delle due piramidi che sta a 120 gradi. E questo è geometricamente il modo migliore possibile di allontanare fra loro questi gruppi di elettroni. Sono cinque gruppi di elettroni, in questo caso cinque legami. La molecola che si prende come esempio sempre il pentacloruro di fosforo, quindi abbiamo una base triangolare e poi una base triangolare e una doppia piramide con base triangolare, quindi bipiramidale e trigonale, quindi 90 gradi vertici e 120 gradi la base. Possiamo arrivare anche a mettere 6 legami attorno a un atomo. E abbiamo una struttura di questo tipo, ancora più regolare, che è una doppia piramide a base invece quadrangolare, con tutti gli angoli di legame di 90 gradi. Il nome che si dà a questa struttura tridimensionale è ottaedrica. La molecola che viene sempre presa come esempio di questa struttura tridimensionale ottaedrica è nei libri, è l'esafluoruro di zolfo, quindi con sei atomi di zolfo, tutti attorno allo stesso atomo centrale, scusate, sei atomi di fluoro, tutti attorno allo stesso atomo centrale di zolfo. Fino adesso abbiamo considerato soltanto gli elettroni impegnati nel legame, non abbiamo considerato gli elettroni delle coppie libere che possono stare attorno a un atomo. Per esempio, l'acqua. Uno dice l'acqua è fatta da un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno, fanno due legami, quindi uno si aspetterebbe una forma lineare. Quindi uno si aspetterebbe per l'acqua una cosa di questo tipo. Però l'atomo di ossigeno non ha soltanto due elettroni sullo strato più esterno, come l'atomo di berillio visto prima, ha anche due coppie di elettroni che non intervengono nel legame, che io devo aggiungere. Per cui, se io aggiungo queste due coppie di elettroni, in realtà la struttura è molto simile a quella del tetraedro. E quindi, quando ovviamente queste due coppie di elettroni non le vedo, no? Quando disegno la molecola, questo mettiamo sia l'atomo di ossigeno, questo idrogeno, idrogeno. Per cui non la posso disegnare dritta, perché non si può mettere dritta in quanto ci sono queste altre due nuvole di elettroni che respingono.
i due legami e li costringono ad avvicinarsi e quindi a non fare un angolo di 180 gradi. Vediamo com'è l'acqua. Ecco qui, questa è una rappresentazione della molecola d'acqua tridimensionale. Che cosa notate di diverso? L'angolo qui non è quello del tetraedro, è 104,5 gradi, non è 109,5. Perché non è l'angolo del tetraedro? Perché dovete considerare una cosa. Avete sì quattro gruppi di due elettroni, però mentre questi qui sono in parte neutralizzati da due nuclei positivi e quindi la carica negativa è un po' smorzata, queste due coppie di elettroni libere qui non sono neutralizzate da niente, quindi la loro forza, diciamo, di repulsione tende a spingere più lontano i due legami e a farli avvicinare fra loro. Infatti abbiamo un angolo di 104,5 gradi nell'acqua e non di 109,5. Questa struttura non la possiamo chiamare tetraedrica perché in realtà non ci sono quattro legami attorno, quindi la chiamiamo normalmente struttura piegata, in quanto quello che io vedo è un atomo di ossigeno con due atomi di idrogeno, questi bianchi, piegati a 104,5 gradi. Questo discorso lo possiamo fare anche velocemente per l'ammoniaca. L'ammoniaca è fatta da un atomo di azoto e tre atomi di idrogeno. Anche in questo caso l'atomo di azoto ha 5 elettroni attorno, quindi abbiamo una bella coppia qui libera che spinge e costringe questi altri tre legami a avvicinarsi un po' di più. Quindi anche se la struttura orbitale è comunque tetraedrica, anche qui non è 109,5 gradi, ma è 107,8, perché questa qui spinge più degli altri tre. Non ha la forza di quelle due che avevamo visto prima nell'acqua, che sono due che spingono, e quindi l'angolo qui era 104,5. Qui l'angolo sarà un po' più largo, 107,8, ma sempre minore del 109,5 perfetto di una struttura tetraedrica. Ecco, questo discorso lo dobbiamo sempre ampliare quando gli atomi che sono attorno all'atomo centrale sono diversi. Allora, in questo caso, che è il metano, abbiamo quattro atomi di idrogeno attorno all'atomo di carbonio, quindi sono tutti e quattro uguali con la stessa forza repulsiva, attrattiva, eccetera, eccetera, per cui la geometria è perfetta, 109,5. Però se uno di questi fosse diverso, magari fosse qui idrogeno, qui fluoro, qui cloro, qui bromo, gli angoli non sarebbero così perfetti di 109,5 gradi. Quindi questa è una cosa che bisogna sempre considerare. Quindi quando prendo come esempio questi modelli con gli angoli di 120, 180, 109, eccetera, eccetera, devo sempre considerare che i gruppi attorno a questi atomi devono essere tutti uguali, altrimenti gli angoli si discostano dalla loro media. Ok, queste diciamo sono le sei configurazioni più comuni, quindi ricordare che la teoria della repulsione delle coppie di elettroni di valenza è molto semplice. Sono elettroni, sono tutti negativi, cercano di allontanarsi il più possibile e quindi cercano di occupare i punti più distanti possibili nello spazio. La loro forma geometrica dipende essenzialmente da quanti gruppi ci sono attorno. Non bisogna dimenticare le coppie elettroniche libere, che non solo sono fatte da elettroni, quindi repellono, ma repellono anche con più forza rispetto a quelle legate, che sono neutralizzate anche dai nuclei positivi degli altri atomi. E in questo modo possiamo risolvere tutte diciamo, le strutture. Ricordate che quando metto comunque un triplo o un doppio legame, questi comunque valgono come se fossero un legame singolo, eh? Quindi questa ipotetica struttura non corrisponde a nessuna molecola, insomma, realistica. Questa ipotesi struttura, comunque il triplo legame vale come il singolo e vale come il doppio. Qui gli angoli non saranno così perfetti perché c'è comunque un triplo, un doppio e due singoli legami.